perché è gelato. C'è molta neve ai bordi del campo, raggiunge perfino il metro e mezzo di altezza, e questo ha reso necessario l'impiego di un pallone colorato arancione, perché si perdeva la prospettiva con il pallone quando era davanti a questo muro di neve. La serata è abbastanza tiepida rispetto a quanto è successo negli ultimi giorni e a quanto sta succedendo in altre regioni d'Italia. La temperatura è superiore allo zero, non c'è pericolo di pioggia e a giudizio del bollettino meteorologico che abbiamo preso all'aeroporto di Caselle sta arrivando un campo di alte pressioni, quindi già da domani il tempo dovrebbe migliorare. Si disputa questa sera in un'unica partita la Supercoppa Europea. È disputata dalla vincitrice della Coppa dei Campioni, il Liverpool, che ha conquistato il titolo a Roma nello scorso maggio contro i giallorossi, e la squadra vincitrice della Coppa delle Coppe, che è la Juventus, che ha conquistato il titolo una settimana prima, 15 giorni prima anzi della Roma, a Basilea, disputando la finale contro il Porto del Portogallo e vincendo per 2-1. I vincitori delle edizioni passate sono tutti grandi nomi del calcio europeo, sono l'Ajax due volte, la Dinamo Kiev, l'Anderlecht, il Liverpool che l'ha vinta nel 1977 battendo l'Amburgo, poi ancora una volta l'Anderlecht, il Nottingham Forest, il Valencia, l'Aston Villa e l'Aberdeen. Due volte non è stata disputata perché infatti è una competizione facoltativa, nel senso che l'UEFA ne prende atto quando le due squadre si mettono d'accordo di disputarla. Dall'anno prossimo però, secondo indiscrezioni, questa manifestazione sarà obbligatoria e la vincitrice della Coppa delle Coppe e quella della Coppa dei Campioni dovranno confrontarsi per un titolo di supremazia europea. La partita è iniziata con la Juventus alla sinistra dei nostri teleschermi, entrambe le formazioni sono quelle annunciate ieri da Trapattoni e Fagan, e precisamente la Juventus gioca con Bodini, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Briaschi, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek, in panchina Tacconi, Caricola, Prandelli, Limido e Vignola. La formazione vincitrice della Coppa dei Campioni, il Liverpool, gioca con Grobelaar, Neil, Kennedy, Loreson, Nicol Hansen, Walsh, Whelan, Rush, McDonald e Work, in panchina Boulder, Gillespie, Lee, Beglin e Mulby. Dirige la partita una terna arbitrale della Germania occidentale, il direttore di gara si chiama Pauli. Arbitro di riserva era stato designato l'italiano Pairetto. Abbiamo visto un attacco, un colpo di testa prima di Work e poi di Nicol che si era portato in avanti, ma prosegue con McDonald. L'azione del Liverpool ha liberato Favero, retrocede anche Paolo Rossi, ancora verso Favero e verso Boniek che inizia l'azione di rimessa. Tardelli, Boniek, il lancio su Rossi, ancora Boniek, riesce in qualche modo a contenere la palla a Kennedy, poi McDonald che ha scambiato con Walsh, attacco di McDonald sulla sinistra, sul suo cross ferma Scirea, gli sfugge la palla, poi c'è un attimo di indecisione con Bodini e Scirea si rifugia in calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della gara è in favore del Liverpool. Dalla bandierina ha battuto Whelan, rinvio di Bonini, Platini gioca il suo primo pallone, lo contende con successo a McDonald, lo offre a Tardelli, ancora Platini, lancio per l'inclusione di Cabrini, Scirea, Platini,
sulla destra il libero Boniek, Platini preferisce invece affondare Loreson e parte il Liverpool con questo lungo lancio di Work che va sulla destra a Rush, sul quale vedete ha già preso posizione Brio. Sarà uno dei duelli più interessanti della partita. Alla rimessa in gioco Cabrini. Rossi. Su Rossi entra in gioco pericoloso Loreson. Calcio di punizione indiretto in favore della Juventus. Eccolo battuto. Tardelli, preciso il triangolo con Platini. Ancora Tardelli. Rossi, Platini già in zona tiro, tiro di Platini. E splendida parata di Grobelaar. È da rivedere, il regista Tomassetti mi auguro ci rimandi il bel tiro di Platini, eccolo, e la bellissima parata di Grobelaar. È successo al quinto minuto del primo tempo, è la prima palla gol, gran tiro di Platini da un 20-25 metri e grande parata di Grobelaar. Platini, poi è intervenuto Favero, ma la palla torna ai rossi con McDonald. Sbaglio e lancio per Rossi. Rossi. Non ha trovato il tempo per chiudere il cross o il tiro Rossi. Ma l'azione juventina prosegue con Tardelli. Boniek. Apertura per Cabrini. Palla a spiovere di Cabrini. Rossi. Il passaggio indietro è fermato però da Ward. Rush. C'era stato un fallo su Bonini. Ne aveva approfittato Whelan per effettuare un tiro, ma a gioco fermo. Scirea sul pressing di Rush preferisce fare rilanciare Bodini. Per Bodini questa sera è il debutto assoluto in partite europee. Il regolamento della Supercoppa è quello UEFA, cioè 90 minuti, in caso di parità due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Soffre un po' il pressing del Liverpool, la Juventus, è Favero che libera l'area, ancora McDonald, ancora Rush e si conclude con un tiro di Whelan alto sulla traversa. Nella serie delle competizioni internazionali c'è un solo precedente fra Juventus e Liverpool, risale al 1966. Era il primo turno della Coppa delle Coppe. La Juventus vinse 1-0 a Torino, però perse 2-0 a Liverpool e fu eliminata da quella competizione. Ruba un pallone Platini, ma poi non riesce a scattare sul terreno gelato. Il fallo laterale è inglese, la rimessa in gioco di Neal. Walsh spinto alle spalle da Favero, calcio di punizione in favore del Liverpool. Tiro di McDonald, ha ribattuto Tardelli, il colpo di testa di Kennedy.
Poi palla messa a terra da Whelan, l'apertura per Nicol che si porta in attacco. Contrasto con spalla con Cabrini. L'inglese non può raggiungere la palla che va sul fondo. Sono stati giocati 9 minuti del primo tempo, il punteggio è 0-0. La Juventus è nella formazione migliore che può schierare in questo momento. Il Liverpool deve accusare l'assenza di Dalglish, che è squalificato, oltre a quella di Lee, che si è appena rimesso da un incidente. L'assenza di Dalglish è particolarmente sentita, perché da due anni consecutivi è stato definito il migliore calciatore inglese. A proposito di squalifiche, giova ricordare che Platini e Tardelli sono ammoniti in competizioni UEFA. Devono stare molto attenti, perché un'altra ammonizione che piovesse loro sul capo li toglierebbe dalla partita contro i cecoslovacchi nel successivo turno della Coppa dei Campioni. L'attacco di Rossi, poi riceve una spinta Briaschi alle spalle, non rilevata. E questa volta Briaschi interviene su Whelan, mettendo in faro laterale. Ha toccato per ultimo l'inglese, tanto che va alla rimessa Tardelli. Ecco uno scatto di Boniek, che lascia Scirea, che si porta in avanti. Scirea a sua volta Platini. Tardelli al volo in area, esce Grobbelaar e para, ma c'era un fuorigioco. Ed era precisamente di Scirea che si era portato in attacco. La punizione già battuta dagli inglesi. Io ho qui accanto a me José Altafini e mi sembra che non sia nemmeno il caso di pensare di lasciarmi sfuggire l'occasione per chiedergli qualcosa della partita di tanto in tanto. Intanto ecco, ve lo presento, e vorrei intanto dirgli: cosa pensi da come è cominciata la partita in questi primi 10 minuti? È una cosa seria, competizione a livello delle coppe europee, o è una amichevole di lusso? Ma io non direi, perché ho visto che c'è un interesse enorme da parte dei giocatori. Io approfitto per dire che all'inizio della partita ho visto che c'è stato veramente molto agonismo. Mi sorprende solo il fatto che il terreno in queste condizioni, i giocatori riescono ancora a controllare molto bene la palla. Qualche sbaglio così molto banale, però è dovuto alle condizioni del terreno. Una considerazione sull'arbitro: ha iniziato subito facendo vedere che lui la partita la vuole dirigere con una certa energia, perché ha fischiato due falli subito a metà campo, in modo che la partita non degeneri. Speriamo che così vada avanti, che non succeda come è successo a Pescara. Ecco Bonini, Rossi, il passaggio indietro obbliga a questa rincorsa Favero, che poi approfitta di un rimpallo, tiro di Favero, e la palla sibila accanto al palo di Grobbelaar. 12° minuto del primo tempo, il tiro di Favero. Eccolo, rivediamo. Grobbelaar questa volta era un po' in ritardo. Il tiro è passato 20 centimetri sulla destra della porta difesa dal portiere del Liverpool. Ancora Favero. Poi ecco un attacco di Walsh. Ma Favero gli ha tolto la palla, poi la sta difendendo Cabrini, attaccato da Nicol. Forse c'è un calcio di punizione in favore della Juventus. Sì, il fallo era di Nicol ai danni di Cabrini. Naturalmente, rispetto alla squadra campione d'Europa, quella che ha vinto la Coppa dei Campioni, oltre all'assenza di Dalglish e quella di Lee, il Liverpool deve accusare quella di Souness, che ormai è italiano, gioca nel nostro campionato. Loreson ha rinviato lungo dalla parte opposta, Tardelli, ancora Tardelli, controlla un pallone, vedete, non è agevole controllare il pallone su questo terreno. Ha rubato un pallone a Tardelli Rush, ma poi andò Bonini a ritoglierlo. Ecco il lancio di Platini, fuori gioco di Boniek. Calcio di punizione per il Liverpool, fuori gioco di Boniek.
Questi è Whelan, ecco Rush in area, tocca la palla, non la controlla, però era già in fuorigioco, infatti la partita riprende con un calcio di punizione in favore della Juventus. Rush ha apertamente dichiarato ieri, appena arrivato a Torino, che gradirebbe di giocare in Italia. C'è un suo contratto con il Liverpool fino all'87, ma il giocatore ha detto che potrebbe intervenire in Italia anche prima, cioè evidentemente c'è una clausola che potrebbe far scattare l'interruzione di questo contratto. D'altra parte però, da parte italiana, c'è il blocco degli stranieri. Ho nominato prima Souness, che ha giocato con il Liverpool la partita dell'Olimpico e che adesso gioca nella Sampdoria. Questa sera è nella strana veste di radiocronista, sta commentando per gli inglesi alla radio questa partita. Gli ho chiesto, mentre salivamo in tribuna, un pronostico e ha detto che secondo lui vincerà la Juventus. Vediamo questa rimessa in gioco di Cabrini. Briaschi è stato fermato, e Loreson, anzi Hansen, che si riporta in avanti. Ecco che arriva anche il terzino Neil. L'allungo è per Work, che scatta da molto lontano, ma il pallone è troppo veloce, va sul fondo. Sono collegate per questa partita, ha toccato il pallone Scirea prima che uscisse dall'area, quindi la rimessa in gioco non è considerata valida. Ecco che la ripete Bodini. Sono collegate le televisioni di Austria, Portogallo, Grecia, Svizzera, Tunisia, Monte Carlo, Polonia, Venezuela, Australia e Hong Kong, queste ultime via satellite. Come notate, non c'è l'Inghilterra, che ha rinunciato a ricevere le immagini di questa partita, contentandosi delle descrizioni via radio di Souness. Da Neil il cross di Walsh si perde, ma riprende ancora Neil, cerca di servire a McDonald un pallone per il tiro, invece c'è la reazione juventina con questa bella volata di Boniek con il cross destinato a Rossi, anticipato in calcio d'angolo da Loreson. E quindi anche per la Juventus c'è il primo calcio d'angolo della partita. Siamo 0-0 ed è il 17° minuto del primo tempo. Dalla bandierina Briaschi. Bonini. Il cross di Bonini colpisce Work e termina in calcio d'angolo, anzi in palo laterale. Ecco, vedete il guardaline che fa segno dove la palla è uscita. No, c'era evidentemente una posizione di fuorigioco al momento del lancio di Briaschi, perché il gioco è ripreso con il calcio di punizione dall'area piccola. Un'inquadratura rapida di Trappattoni, poi ecco il lancio di Hansen, non controlla Rush, ma Hansen rimanda ancora un pallone in avanti, lo tocca Favero d'anticipo, poi Scirea, corto su Cabrini, rinvio di Cabrini, stop di Whelan. Il lancio in area, rovesciata di Tardelli, ma l'azione del Liverpool prosegue con Neil, con Walsh, con deviazione di Cabrini, fallo laterale per questa rimessa in gioco alla quale va Nicol. Neil, cross di Nicol, colpo di testa di Scirea, finta molto intelligente di Latini, che manda a vuoto l'intervento avversario, e poi c'è il lancio di Rossi. Recupera in tempo Kennedy, allungando la palla al portiere. Era scattato bene Rossi, ma Kennedy, eccolo inquadrato, è riuscito ad allungarla al portiere Grobbelaar. Sono presenti
50.000 spettatori, malgrado il tempo avverso. D'altra parte erano stati venduti 56.000 biglietti, quindi evidentemente molti non hanno trovato la maniera di raggiungere Torino, specialmente dalla vicina Lombardia, dove ci sono ancora problemi di traffico ferroviario e stradale. Ci sono anche 25 tifosi del Liverpool che sono giunti insieme con la squadra con il charter. Fermato Platini da questo intervento Hansen, poi McDonald si porta in avanti, non riesce a controllare un pallone, stava per finire sulla panchina di Trapattoni. Il fallo laterale provocato da Rush per questa rimessa in gioco di Tardelli. Verso Rossi, che era riuscito a superare Hansen, che lo ha trattenuto per la maglia, e ecco, vedete che l'arbitro ammonisce Hansen. Questo è un segnale di allarme anche per quei due juventini, vi dicevo, cioè Platini e Tardelli, che hanno già un cartellino giallo come spada di Damocle sulla testa. Ora è stato ammonito Hansen perché ha trattenuto Rossi, che gli era sfuggito. Punizione di Tardelli, colpo di testa di Cabrini con pallone sul fondo. Ecco Cabrini che rientra dopo la sua deviazione sul calcio di punizione di Tardelli. Mi sembra una partita abbastanza equilibrata, anche se il Liverpool in attacco ha idee un po' più chiare. Ma direi che la partita è molto bella, da parte del Liverpool c'è una marcatura un po' più quasi a zona, e poi c'è questo sistema del fuorigioco che qualche volta riesce anche molto bene a debellare gli attacchi della Juventus. Mi impressiona molto Boniek, che in queste partite qui si esalta e gioca molto bene, infatti sta giocando molto bene Boniek in questo momento. C'era stato un fallo subito da Brio da parte di Rush, non rilevato, ma è accorso velocemente Bonini ad alleggerire in fallo laterale per questa rimessa in gioco che sta per effettuare Nicol. Il colpo di testa di Nicol, ancora Nicol, il cross di Nicol, ha allontanato Scirea, rincorre ancora la palla Nicol, ancora indietro verso Loreson. Lungo lancio di Neal per lo scatto di Favero e Walsh, ma è Scirea che tocca la palla, arriva Nicol, preferisce il fallo laterale a un difficoltoso controllo. Walsh, Neal, sul cross McDonald, Nicol. Il cross di Nicol colpisce Whelan, che si era portato anche lui in area di rigore, termina sul fondo, qui rimessa in gioco per la Juventus. I giocatori del Liverpool sono una vera e propria multinazionale, anche se molti di loro appartengono alle nazioni del Regno Unito, tranne Grobelaar, che è un sudafricano. Ci sono per esempio Neal, che è inglese, Nicol, che è scozzese, Kennedy, inglese, Loreson è irlandese dell'Eire. Abbiamo visto Rush rubare un pallone a Brio, però la palla fortunatamente per la Juventus è terminata in fallo laterale. Tardelli, Favero, Platini. Lungo lancio di Platini, era scattato Rossi, il colpo di testa di Hansen ha fermato il gioco, poi Loreson, McDonald, Neal, un terzino che si spinge molto spesso in avanti, Walsh, Neal, tiro di Neal con parata di Bodini, 23esimo del primo tempo.
Abbiamo rivisto il tiro del terzino Neil, mentre continuo a dirvi la nazionalità dei giocatori: c'è Hansen che è scozzese, Walsh è irlandese, così Whelan è anche un altro irlandese, Rush è gallese, McDonald scozzese e anche Work è scozzese. Sono tutti nazionali del loro paese. In panchina ci sono l'inglese Boulder, lo scozzese Gillespie, l'inglese Lee, l'irlandese Beglin e il danese Mölby, ecco l'unico che non appartiene al Regno Unito, oltre naturalmente agli irlandesi dell'Eire. Cercano un triangolo Platini e Briaschi, ma torna la palla agli inglesi. Kennedy, Hansen, Loreson. Kennedy, Rush in fuorigioco. Fa bella mostra un simpatico striscione della Roma, ultra Roma, che è stato innalzato dai lati dei distinti, tifo giallosso in appoggio a quello della Juventus. E il fatto mi ricorda che durante la finale della Coppa dei Campioni all'Olimpico, la nazionale italiana, con molti giocatori della Juventus, era negli Stati Uniti e ha visto via satellite la partita Roma-Liverpool, e mi ricordo che i giocatori della nazionale italiana, in particolare quelli juventini, facevano un tifo molto caldo per la Roma, così come sicuramente i giallorossi questa sera, se sono davanti al teleschermo, stanno facendo tifo per la Juventus. A livello di professionisti sono cose simpatiche, anche se poi talvolta in alcune frange di tifosi non si comportano parallelamente. Ecco Brio che si porta in avanti, supera l'avversario Kennedy, ma poi scivola anche per l'intervento di Kennedy, e c'è Brio che appare dolorante al braccio sinistro. Ecco che accorre il dottor Laneve. Rivediamo intanto questo incidente. Vedete, Brio supera l'avversario, poi lo urta, ma scivola più sul terreno che per colpa dell'avversario. La Juventus ha battuto la punizione. Brio, cosa più importante, ha ripreso il suo posto. Era stato lanciato bene Boniek. Poi c'è uno scontro che Cabrini vince con Neo e manda al centro questo pallone. Il colpo di testa di Whelan allontana per Bonini. Cabrini, Platini, Rossi. Su Rossi è intervenuto Hansen, ma Platini ruba la palla all'avversario. Boniek cerca il tiro, si chiude davanti a lui la morsa di Hansen e McDonald, che riescono a far giungere la palla a Grobelaar. Aveva subito un po' la Juventus verso il 20° minuto, ma adesso mi pare che sta ritornando in attacco con una certa convinzione, vero Altafini? C'è stato l'inizio della Juventus, i primi 6 minuti, poi si è ordinato un po' l'idea al Liverpool, sta giocando molto molto bene e tranquillamente. Penso che la partita è molto bella perché c'è questo capovolgimento di fronte molto interessante. Adesso è ritornata la Juventus di nuovo e direi che ha dei momenti che potrebbe segnare da un momento all'altro, perché c'è sempre l'ultimo passaggio che è intercettato proprio al limite dell'area. Adesso va in avanti il Liverpool con Whelan sul cross, ribatte Scirea, poi allontana Brio. Il faro laterale proprio all'altezza della panchina di Trappattoni. Rimessa in gioco di Kennedy. Loreson, Kennedy. Il lancio è verso Work. Rovesciata di Brio, rilancio in avanti di Kennedy. Ancora Walsh che entra però a gamba tesa ai danni di Favero. C'è calcio di punizione in favore della Juventus. E siamo al 28° minuto del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Tardelli, Platini,
resiste all'attacco in pressing di Rush, Rossi, Cabrini, Briaschi, che allunga la traiettoria della palla, entrando però con scarsa coordinazione. Forse voleva favorire lo scatto di Rossi, ma Rossi era molto arretrato. E adesso Rush e Nicol riportano il pallone in avanti. Quark si appresta a un pericoloso cross che gli impedisce Shirea, offrendo a Liverpool l'opportunità per il secondo calcio d'angolo della partita, che arriva alla mezz'ora praticamente, con il tiro di Nicol. Colpo di testa di Whelan, l'uscita di Bodini, che poi è anticipato da Brio. Va anche Rossi a difendere. Quark, passaggio a seguire, nessuno dei rossi scatta, la difesa della Juventus assiste al fallo di fondo. Bonini, McDonald, Whelan, bella la difesa di Bonini sull'incursione di Work. Platini, Boniek leggermente in profondità per Tardelli, che comunque raggiunge il pallone. Poi l'ha rimesso nella metà campo Loreson, lo riprende Shirea, Boniek, Favero, Boniek, Tardelli, Bonini. Cambia dalla parte Bonini dove c'è Cabrini. Su Cabrini Nicol, Platini, Rossi, va a terra Rossi, ma la palla rimane a Platini, quindi vantaggio. Shirea, ancora gioco dalla parte opposta per Tardelli, è corto il passaggio per Boniek, ne approfitta Kennedy per capovolgere la situazione. Però il passaggio è su Rush, colto in controtempo. Cabrini calmo, Shirea, Tardelli soffre un po' questo pressing nella sua tre quarti la Juventus. Sì, è vero, noi dobbiamo constatare però una cosa, che finora di grosso pericolo nessuna due squadre ha passato, tranne il tiro di Favero che è passato a fil di palo, ma era abbastanza controllato anche da Grobelaar. Anche quello di Platini all'inizio, al quarto minuto, sì. La spettacolare parata di Grobelaar. Non sei molto convinto? Sì, no, la parata è molto bella, però direi che come pericolo finora non è che sia stato molto, no. Tranne quei due tiri lì, del resto la partita si sta giocando molto a centrocampo. Due tiri però tutti e due nella porta del Liverpool. Ah, sì, sì. Bodini per ora non ha corso, non ha avuto brividi, tranne il freddo, se lo senti. No, infatti volevo dire questo, che c'è molta difficoltà per gli attaccanti, principalmente quelli che giocano di spalla alla porta, di controllare la palla, perché il terreno non aiuta molto, che si scivola. È stato lanciato in profondità Rush, è a corso Cabrini a ribattere, poi Shirea verso l'altro difensore di fascia che è Favero. Platini che si muove molto, ecco il lancio su Rossi, è veloce Loreson che impedisce a Rossi di proseguire e fa intervenire Grobelaar. Kennedy, McDonald, Rush, McDonald, Quark, Brio, acrobatica respinta, ma riprende ancora Whelan, non McDonald, e passa al contrattacco con Briaschi. La Juventus è fermato, Briaschi, dalla parte opposta c'è Quark e il terzino Neil preferisce non rischiare il tackle con Rossi e fa intervenire Grobelaar. Hansen, Loreson, Kennedy, Favero che sta giocando una bellissima partita, ha anticipato Wolf,
Poi ecco Platini. Il lancio è molto bello su Rossi, che scatta con la velocità massima, ma non può impedire a Grobelaar di giungere prima sul pallone. Platini in gioco pericoloso, causa questo calcio di punizione in favore del Liverpool. Punizione che sta per battere Neal. Perde il pallone Bodini, ma rimedia Scirea. Ancora McDonald, un altro campanile, colpo di testa di Bonini, che Briaschi non riesce a mantenere in campo. Ricordo che il terreno è molto duro, gelato. Ecco la rimessa in gioco di Kennedy. Poi c'è una spinta di Walsh ai danni di Favero, punito con questo calcio di punizione. E Platini lancia nella zona dove avanza Cavrini. Palla ancora al centro per Platini. Favero, Tardelli, Platini, Boniek, che salta il portiere Grobelaar, ma fa in tempo Neal. Ecco, vedete Platini, il lancio su Boniek. Boniek sull'uscita di Grobelaar lo salta, ma il terzino Neal a sua volta riesce a far superare alla palla la traversa. Secondo tiro dalla bandierina di Rossi. E ancora Neal, protagonista in questa fase difensiva, che allontana, ma riprende ancora Rossi. Cross teso di Rossi, colpo di testa di Loreson. Tardelli, Platini. Si aspettava Platini di rimettere in gioco il pallone, invece il guardaline assegna la rimessa in gioco al Liverpool. Sembrava per la verità che avesse toccato per ultimo Hansen. La rimessa in gioco di Kennedy. Whelan lungo, Kennedy, Cabrini in avanti, ma è corto, riprende Nicol. Ed ecco Walsh in azione, rincorso da brio. Non riesce il triangolo con Neal. Prova adesso la Juventus in avanti con Boniek, con Platini. Ancora Neal. Intercetta un lungo pallone diretto a Cabrini. McDonald e Rush. Nicol. Si scontrano Bonini e Work. E la palla giunge due volte di seguito a Bodini. Platini. Tardelli. Il passaggio indietro di Tardelli favorisce involontariamente Whelan. Neal. Fallo di Cabrini su Whelan e punizione in favore del Liverpool. Punizione battuta da Neal. Scirea di testa fuori area. Platini, gli ruba il pallone McDonald, che poi arriva in area sull'uscita di Bodini, e Bonini che riesce a proteggere la porta vuota. Non passa però il contrattacco di Platini, l'ha fermato ancora Neal. Questo che avanza è Nicol. Walsh, Neal. Ecco il cross di Work, ribatte Bonini. Platini, fa buona guardia Hansen. Colpo di testa di Boniek, che poi fa suo il pallone mettendolo a terra, difendendolo bene dall'attacco di Whelan. Poi parte veloce Boniek e lancia Briaschi. Su Briaschi recupera Nicol. Partita molto bella e anche corretta, giustamente mi fa
notare adesso Altafini, proprio contemporaneamente, mentre io stavo per dirlo, molto corretta, malgrado il terreno insidioso che potrebbe favorire qualche scontro irregolare. Ecco Rush, Nicol, la finta molto bella di Work che trae in inganno però i giocatori della Juventus, ma anche Walsh a cui era diretto il pallone. Platini e Scirea, ruba ancora il pallone a Scirea Rush, ma Scirea recupera e rilancia lungo Cabrini, riprende però ancora Neil. Nel finale sta prendendo consistenza la squadra inglese. Vediamo adesso Platini, lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, poi di Boniek, e gol! Contropiede iniziato da Briaschi ma poi concluso da Boniek. 40° del primo tempo, la Juventus in vantaggio con Boniek. Ecco, rivediamo il gol di Boniek che porta a compimento un contropiede lanciato da Platini, continuato da Briaschi e realizzato da Boniek. Ecco, rivediamo ancora da altra angolazione. Il regista Tomassetti ci ha fatto vedere questo gol da tutte le parti. È il gol che schioda il risultato e porta in vantaggio la Juventus al 40° del primo tempo. Ora le immagini sono di nuovo in diretta. Rush va a raddoppiare la marcatura Cabrini. Il fallo laterale è del Liverpool. Rush, tiro di Rush, non è riuscito però quello di Walsh, ci prova prima il terzino Kennedy e poi Walsh da 3 metri dentro l'area. Rivediamo anche questa azione che ha portato a un passo dal pareggio. Ecco, vedete Walsh che tira quasi a botta sicura, spiazzando addirittura il portiere della Juventus, però mandando la palla a lato. Appena 60 secondi dopo essere passato in vantaggio, la Juventus ha rischiato il pareggio. 1-0 in favore dei vincitori della Coppa delle Coppe nei confronti dei vincitori della Coppa dei Campioni. Gol di Boniek al 40° del primo tempo. Kennedy in profondità. E ancora una volta Walsh, che è un po' malignetto nei contrasti, sposta clamorosamente Favero e obbliga l'arbitro a interrompere il gioco cedendo questo calcio di punizione. Favero indietro a Tardelli, a Scirea, Brio, Tardelli, Rossi, Hansen, che è lungo 1,90 m circa, si trova in difficoltà nei confronti di Rossi, anche questa volta l'aveva un po' strattonato per la maglietta. Ecco un attacco di Walsh, sul cross esce in presa Bodini, rinvio. Dalla parte opposta Loreson, questa volta ha liberato su Rossi. Neil, McDonald, Whelan, Kennedy, Rush, prova il tiro Whelan dal limite, Bodini potrebbe intervenire, giudica a ragione il pallone fuori e lo lascia terminare sul fondo. 2 minuti, poco più, alla fine del primo tempo, con la Juventus in vantaggio per 1-0. Questo rinvio di Kennedy, Rush spostato a sinistra, scivola Whelan, non riesce a raggiungere la palla, la controlla Platini, Tardelli, Bonini,
Cabrini, Bonini, Boniek, Cabrini, interviene Lorenzen, McDonald. Finalmente il lancio di Lorenzen, intervento di Cabrini che gioca su Nicol, poi Platini difende un bel pallone alla sua maniera, lo lancia su Briaschi, fermato in un dubbio fuorigioco. Neil, Walsh, Rush, ancora Neil, autore di questo bel cross, colpo di testa di Tardelli in posizione difensiva. Rossi, Tardelli con bella intesa, Platini, Rossi, Rossi, uno splendido colpo di testa di Briaschi, che rivediamo, ecco il cross di Rossi, colpo di testa di Briaschi e parata di Grobelaar. C'è Fagan che ha protestato perché riteneva che Rossi fosse in fuorigioco, ma non era in fuorigioco Rossi, era casomai in fuorigioco al centro della linea d'attacco Briaschi. Evidentemente l'arbitro ha ritenuto non influente la posizione di Briaschi, seppure l'ha vista. Ecco ora il controattacco di Hansen, ancora Hansen, McDonald, Quark, Neil, McDonald, ha liberato Cabrini. Ed ecco la fine del primo tempo, risultato a metà gara Juventus 1, Liverpool 0. Il gol di Boniek è segnato al 40° minuto. Ed ora ci sarà un breve collegamento con lo studio per degli spot pubblicitari, poi la linea tornerà qui durante l'intervallo. Sicuramente lo è, una partita anche sul piano tattico molto interessante. Non è forse la migliore Juventus, comunque è una Juventus che ha ampiamente meritato questo vantaggio, ha avuto una mezza dozzina di occasioni, non tutte limpidissime, soltanto una invece Rush che l'ha mancata, esattamente come hanno visto i telespettatori dopo il gol di Boniek. Però in questi 45 minuti sicuramente se c'è una squadra che merita di vincere, questa è la Juventus. Benissimo, ringraziamo Bernardi che deve andare a fare un altro servizio in tribuna d'onore e Ludovico Maradei, inviato della Gazzetta dello Sport. Ludovico, innanzitutto vorrei parlare un attimino di questo grandioso pubblico con le difficoltà che sappiamo tutti, 50 e più mila persone, e soprattutto direi un grossissimo sforzo di Torino e della Juventus per far giocare questa partita. Beh, senz'altro gli sforzi sono stati coronati da successo, visto la cornice pubblico che c'è, un pubblico che ha superato diverse difficoltà, ma io direi ancora più encomiabile il pubblico che è arrivato da lontano. Noi arrivando noi stessi in autostrada abbiamo trovato dei pullman che arrivavano da lontanissimo, persino dal sud, dalla Puglia, dappertutto. Quindi è davvero, in questo tempo e con queste condizioni meteorologiche infami in gran parte dell'Italia, mettersi in viaggio così significa soltanto avere una gran fede. Ed è stato premiato anche il pubblico, perché la partita poteva essere davvero una partita inutile con un terreno di gioco impossibile, invece si sta dimostrando una partita almeno interessante. Ecco, adesso un giudizio tecnico sul primo tempo. Un primo tempo che era partito abbastanza bene, poi ha avuto un momento di pausa, di calo, invece si è elettrizzato nel finale. Io dico che la Juventus sta vincendo meritatamente, perché in effetti se si contro proprio le occasioni da gol sono quelle della Juve, sono state le più limpide e anche le più numerose, ma soprattutto sta giocando in un modo intelligente, perché contro un Liverpool che forse non sarà squadra perfetta come quello che avevamo visto precedentemente stesso all'Olimpico contro la Roma, però sicuramente usa un pressing spregiudicato, attacca tutto campo, spinge assolutamente e non permette grandi scambi e gran palleggi a centrocampo, la Juventus grazie
soprattutto all'ispirazione di Platini indietro e alle fughe improvvise di Boni, che in special modo sta giocando un'ottima partita, sta facendo la cosa migliore, cioè saltando completamente il centrocampo del Liverpool con lanci improvvisi e lunghi. E forse è l'unica maniera per stanarli. Ringrazio Ludovico Paradei, Ezio De Cesare, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Ezio, ben arrivato. Ecco, il tuo parere a questo punto, subito. Ma mi sembra che la Juventus stia giocando una partita magistrale proprio contro questo avversario e stia offrendo la giusta ricompensa a questo pubblico meraviglioso. Io ho sentito da dove sono venuti, da Messina, ma io oggi al ristorante ho trovato addirittura la Juventus Club di Parigi al completo. Quindi, e dice che cosa non hanno dovuto superare. No, erano tutti italiani. Dice che cosa hanno dovuto superare per arrivare fin qui. Tu eri già qui domenica per Juventus Lazio, no? Guarda le condizioni del campo. Domenica era una lastra di ghiaccio. Ma io devo dire che in questi giorni nessuno avrebbe creduto che la Juventus sarebbe riuscita a compiere anche questo miracolo. È stato proprio un prodigio di efficienza e di organizzazione. Un collega francese, quando io sono arrivato qui allo stadio, proprio ammiratissima, ha esclamato: Boniperti ha già vinto, ora la Juventus potrebbe perfino perdere questa Supercoppa, ma ha dato una dimostrazione eccezionale. Senti, volevo sottolineare un attimo la splendida prova che sta facendo un nostro grosso giocatore, sovente molto criticato a vuoto dai tifosi, che si chiama Sergio Brio, contro un avversario che si chiama Rush. Ma Brio difficilmente sbaglia la partita, è uno che piazzato su un avversario non lo fa muovere, però io sto ammirando in maniera sempre, dice, non ci stancheremo mai di elogiarlo, ma oggi Platini, al quale forse gli inglesi avrebbero voluto riservare una marcatura particolare, si è tirato indietro e sta ispirando tutto il gioco juventino. Queste grandi volate di Boni che sono entusiasmanti, ma facci caso, è sempre dal francese che parte l'ispirazione, perché il gol è stato Platini che ha dato a Briaschi la palla che poi ha consentito a Boniek. E Boniek avrebbe potuto farne già due o tre di gol. Comunque ha fatto un gol anche Boniek. Bellissimo, però ne aveva avute due occasioni anche prima. Ne ha avuta ora una agli ultimi minuti di Briaschi, all'ultimo minuto, però, che bastava un pochino angolarla un pochino di più. Quindi mi sembra che il distacco sia perfino esiguo in confronto a quello che la Juventus ha creato come occasioni da gol. Il Liverpool macina tanto gioco, ma spesso addirittura sembra un ruminante che mastica gioco più che esprimerlo, insomma. Grazie Ezio, e ti prego di dare il cambio al collega Piero Dardanello, direttore di Tutto Sport, con il quale volevo chiacchierare un attimino del nostro comune e vecchio amico. I giocatori stanno quasi per tornare no, c'è un po' di pubblico che vediamo che si sta scaldando. Ecco, Piero Dardanello, il nostro comune vecchio amico Giampiero Boniperti, testa dura, l'ha spuntata. Beh, naturale, è De Cesari che viene da Roma, che ha attraversato l'Italia, ha spiegato, mi pare, con parole degne, giuste, qual è stato il miracolo di questa partita. Devi dire la caparbietà, la tenacia di questo novarese. Naturale, domenica avevano detto giochiamo a tutti i costi, dobbiamo giocare a tutti i costi. Ha avuto anche fortuna che a Torino da 6-7 ore non ne dica più. Naturale, però già mettere il campo in queste condizioni mi sembra un prodigio. Piero, ti piace questa Juventus? Mi piace, sì, una Juventus che ha avuto 20 minuti secondo me di sbandamento a centrocampo, un attimino oppressa dal pressing del Liverpool, però sta giocando una partita intelligente, non ha fretta di vincere, e non avendo fretta di vincere è arrivata poi al momento opportuno in una serata direi straordinaria, dove è vero Platini cerca di nascondersi, poi improvvisamente fa dei lanci, raggiunge i compagni, però è un terreno, una partita che bisogna giocare all'inglese, e forse è straordinaria la serata, ma direi i tre giocatori tecnicamente meno dotati della Juventus sul piano, diciamo, dello stile, del ricamo, che sono Favero, Brio e Boniek, a mio avviso sono i tre punti di forza di questa squadra. Può darsi che sia il pallone rosso che li ha trasformati tutti e tre, il pallone arancione. No, senti, rosso, ancora arancione. Ancora un appunto su questo pubblico meraviglioso, io sono ancora incredibile, ho visto tre pullman arrivare da Gallipoli, uno da Cerignola, uno da Matera. Basta che tu guardi gli striscioni che ci sono sul campo, io li cercavo un po' di intravederli tutti. Non nella curva Filadelfia, per la curva Filadelfia è presidiata dai soliti fedelissimi,
che ci sono sempre, però ho visto da Corato, che mi pare sia in Calabria, Corato di Bari, poi ho visto Casarano, poi ho visto Villa San Giovanni, paesi incredibili. Cioè, si sente il coro, no? Cioè io veramente ci sarebbe da fare un discorso quasi sociologico su questa partecipazione, come sia possibile partire dall'altra Italia con le situazioni che c'erano meteorologiche, stiamo vedendo appunto attraversare un'Italia che pareva di attraversare la Siberia, arrivare qui col rischio di non vedere nulla. Questo è stato il grosso. Questa il è una grosso. Spiegazione che probabilmente bisognerà chiedere a qualcuno, a qualche sociologo. Senti, qualcuno più esperto di noi in questa interpretazione. In attesa che i giocatori facciano il loro ritorno in campo, volevo ancora chiederti una cosa. Mi è sembrato, almeno nel primo tempo, di vedere in molta difficoltà nel controllo di palla sia Rossi che Briaschi. Sì, ma ti dicevo, i giocatori rapidi, veloci, svelti effettivamente hanno un po' di difficoltà, mentre Bogna, che va sulla progressione, che mette i suoi cingoli polacchi, li fa andare su questo terreno benissimo, è sicuramente avvantaggiato, come del resto hai anche visto Scirea, che di solito non commette errori importanti, commettere 3 errori difensivi non da Scirea, evidentemente un po' il ghiaccio, un po' il terreno, un po' la vicinanza l'affanno di questi inglesi. Naturale, la Juventus si gioca molto in questa partita, non dimentichiamo, al di là del miracolo del campo libero, la Juventus si gioca molto. Anche se Platini diceva, tu lo sai, se vinciamo questa Coppa, se la perdessimo sarebbe un disastro. Questi sono discorsi che si fanno, anche simpatici, però sono discorsi e basta. Resta il fatto che la Juventus, vincendo questa Coppa, vincendo soprattutto bene questa partita, si ricarica la dinamo psicologica in vista della Coppa Campione di Primavera. Non dimentichiamoci che queste due squadre si incroceranno nuovamente in primavera, è probabile che si incrocino in primavera, e direi che una Juventus che riuscisse a vincere questa partita in modo autorevole sarebbe poi già avvantaggiatissima successivamente. Mi metterebbe un briciolino di paura, no? Perché loro avrebbero un po' di paura e la Juve si toglierebbe qualche complesso. Noi latini senza complessi e gli inglesi con un po' di paura probabilmente si rovescerebbe nettamente a favore della Juventus il pronostico. Si ribalterebbe. Piero Dardanello, io ti ringrazio, i giocatori stanno quasi per fare il loro ritorno in campo. Ringrazio appunto con Dardanello gli altri colleghi dei giornali dei quotidiani sportivi, Gazzetta dello Sport, Sport di cui Dardanello è direttore, e De Cesari del Corriere dello Sport e Maradei della Gazzetta dello Sport. Ringrazio anche il collega Bernardi, che è andato a fare anche lui un'altra parte del suo lavoro. Piero, ti rilascio alla tua tribuna, buon proseguimento di partita, grazie. E in attesa che le squadre riprendano il loro posto in campo, che stanno quasi per tornare, vorrei sottolineare il fatto che la Juventus ha venduto ufficialmente 56.000 biglietti per un incasso quasi di 900 milioni. Questa cifra, sommata ai diritti televisivi, alla pubblicità, ci sono 12 paesi collegati oggi in diretta per questo avvenimento, questa Supercoppa che si gioca al Comunale di Torino, ripeto, per la ferma volontà della Juventus e della città di Torino tutta di sgombrare questo campo, di tenerlo in condizioni sufficientemente logiche per poter disputare una partita di calcio, vi ringrazio e vi restituisco la linea allo studio di Roma. In collegamento con lo Stadio Comunale di Torino trasmettiamo il secondo tempo dell'incontro. Eccoci collegati di nuovo con il Comunale di Torino, si riaccendono tutti i monitor per le trasmissioni internazionali. Vi ricordo, come ha detto poco fa Barletti, che la partita è seguita in tutta Europa e nel mondo. Sono collegati Austria, Portogallo, Grecia, Svizzera, Tunisia, Monte Carlo, Polonia, Venezuela, Australia, Hong Kong e poi molti altri paesi che trasmetteranno l'incontro in differita. Fa spicco l'assenza del collegamento con la BBC, l'Inghilterra non ha ritenuto opportuno collegarsi con questa partita, la sta seguendo solo per radio con il servizio che sta realizzando Sones. C'è il numero 14 in campo,
quindi è entrato Gillespie. Adesso vediamo al posto di chi mi sembra di non vedere Walsh. Forse è Loreson. Adesso vediamo, c'è José Altafini, qui sta spuntando tutti i giocatori presenti, mentre l'arbitro dà via al secondo tempo della partita. La Juventus è in vantaggio per 1-0, gol di Boniek segnato al 40° del primo tempo. Mi sembra che Loreson sia rimasto negli spogliatoi. Ecco Gillespie. Colpo di testa di Cabrini, il rinvio di Hansen, poi c'è una spinta di Favero ai danni di Walsh, calcio di punizione in favore del Liverpool. Sì, è rimasto negli spogliatoi Loreson e al suo posto gioca Gillespie. C'è il numero 14 al posto del numero 4. Rimedia Scirea alzando questo pallone, poi ecco una respinta di Cabrini che si scontra una zuccata con Work che rimane a terra. Gioco fermo, zuccata tra Cabrini e Work, ed è Work che rimane a terra. Malgrado l'importanza, malgrado le protagoniste che sono le due squadre più importanti in questa stagione in Europa, la partita è stata molto corretta. Questo è il primo incidente ed è del tutto fortuito, sono saltati entrambi di testa, Cabrini e Work. Ecco, rivediamo lo scontro aereo fra i due. Non dovrebbe trattarsi di calcio di punizione, ma l'arbitro dovrebbe o scodellare la partita se l'ha interrotta, oppure far rimettere per fallo laterale se è terminato in fallo laterale. No, era un calcio di punizione. L'ha battuto Kennedy. Ecco avanzare Hansen. Ferma la palla Boniek, che inizia subito velocissimo. Lo scatto di Rossi è fermato dal nuovo entrato Gillespie. Evidentemente Fagan è rimasto un po' impressionato nel primo tempo dalla libertà che ha avuto Rossi in alcune fughe e gli ha assegnato un guardiano più arcigno di quanto non sia stato Loreson nel primo tempo. Questa volta è Gillespie. Colpo di testa di Hansen, brio, Rossi, se la vede con Hansen, bella finta col corpo di Rossi, il suo cross e l'uscita di Grobelaar sull'arrivo di Briaschi, anticipo del portiere. Tardelli che ha ripreso il colpo di testa di Favero, Rossi, poi ancora Tardelli, scatto di Rossi, scontro con McDonald, a terra entrambi, il fallo è dell'inglese, il calcio di punizione in favore della Juventus. E Bonini che ha ricevuto da Rossi, Boniek, Cabrini. Esce lunghissimo il portiere di pugno tra Briaschi e Rossi. Ma l'arbitro
che ripeto è il tedesco occidentale Pauli, ferma il gioco per un intervento in ostruzione sul portiere in uscita. Nicol, anticipo di brio su Rush, irregolare, dice l'arbitro, c'è un calcio di punizione in favore del Liverpool. 1-0 dopo 5 minuti del secondo tempo. Mi sembra cominciato un po' in sordina questo secondo tempo, vero José? Sì, la partita è un po' adesso un po' calma, direi che è un po' troppo presto, ma comunque penso che si riscalderà fra poco perché il Liverpool si sta portando in attacco. E il calcio di punizione è di Neal, il capitano, il migliore fino a questo momento. Colpo di testa di Bonini, di Platini, verso Rossi che deve invertire la marcia sul pallone piuttosto arretrato. Bonini, Platini, Briaschi, ancora Platini per lo scatto di Briaschi. Controlla Briaschi, però vince anche un rimpallo sfavorevole McDonald facendo intervenire Grobelaar. Lunghissimo il lancio su Nicol che controlla con il petto, profondità per lo scatto di Walsh. Poi c'è il passaggio indietro di Favero, sta per approfittarne Rush, lo evita Bodini con una bella uscita, il rilancio di Cabrini mette fuori Gillespie su Boniek, rimessa in gioco di Platini, Boniek, Platini, bellissimo il lancio di Platini dalla parte opposta verso Tardelli, smarcato Tardelli, Briaschi, Bonini, Tardelli, tiro di Tardelli, parata di Grobelaar che vede il tiro un po' in ritardo, tiro molto insidioso di Tardelli anche se scoccato da molto lontano. Ecco, rivediamo il colpo di tacco di Boniek, il tiro di Tardelli con parata non del tutto facile di Grobelaar. Immagini in diretto mentre avanza Gillespie, ribatte Scirea, Boniek, Briaschi, è anticipato dall'intervento di Hansen. Poi interviene Gillespie con questo servizio per Kennedy. Lungo, troppo lungo per i suoi compagni, il cross a seguire di Kennedy e palla sul fondo. Brio alza la palla a Cabrini, la mette a terra Platini, nel contrasto vince Bonini su Work. Rilancio ancora di Cabrini, scatto di Briaschi, Briaschi e Gillespie. L'inglese chiude Briaschi mandando in faro laterale, la rimessa in gioco di Briaschi verso Cabrini, Platini. Tardelli, Boniek. Tardelli, lanciato da Boniek che va a chiudere su di lui Kennedy. Bonini, finta per Platini, intercetta però Work, ma va a recupero del pallone Platini. Brio, ancora Platini. Tardelli, verso Boniek, scatto di Boniek ma anche di Hansen che è in vantaggio e scaraventa in tribuna. Tardelli, Bonini, Tardelli, Rossi, il cross di Rossi però è al centro dove fa buona guardia Nicol, scambia con il suo portiere Neal, Nicol, fermato da Cabrini, poi Bonini, rinvio di Favero che però è in faro laterale, d'altra parte non poteva fare altro Favero perché era pressato da due avversari, si trattava di McDonald e Walsh. Alla rimessa in gioco il capitano Neal.
Gillespie, Hansen. Walsh. Neil. Nicol sbaglia il passaggio di ritorno. Nicol mantiene la palla in campo, la respinge Cabrini, l'attacco di Briaschi. Va via in velocità Briaschi. Briaschi, tiro fuori. Ottimo lo spunto di Briaschi, concluso però con un tiro fuori bersaglio. Vedete come va via bene Briaschi, la linea era quella della metà campo, quindi percorre proprio al limite, tira in diagonale cercando l'angolo lontano. È comunque un'altra occasione che la Juventus mette nel platonico conteggio dei punti. Il risultato è 1-0, sono 11 minuti del secondo tempo. C'è un intervento irregolare di Favero. Ai danni di Walsh, la punizione, ecco Rush, cross di McDonald e Work salta di testa mandando sul fondo. Lunga rimessa in gioco di Brio, sfiorata da Briaschi. Neil. McDonald. Ha respinto Brio. Boniek. Attacco di Boniek. Boniek. Si è allungato la palla che gli ha rimbalzato male evidentemente su un tratto gelato del campo, non era più utilizzabile per un tiro ma solo per un cross che ha tentato ugualmente il polacco, guadagnando questo calcio d'angolo che è il terzo per la Juventus, il primo del secondo tempo. Il cross di Cabrini e c'è un intervento di Briaschi giudicato irregolare in mischia di testa e gioco interrotto e calcio di punizione per Liverpool. Sta riscuotendo le maggiori simpatie del pubblico Boniek questa sera. Comunque mi pare che nella Juventus, a parte lo splendido gol segnato, ci siano anche altri giocatori meritevoli. Sì, Nando, noi avevamo anche commentato all'inizio di partita che Boniek che nelle coppa si esalta e sta giocando molto bene, però sono parecchi giocatori che stanno giocando bene in questa partita. Direi che in questo momento qui la Juventus sta dominando di nuovo e speriamo che faccia il secondo gol, almeno, perché se no. E oltretutto volevo dire questo, che la Juventus sta adesso applicando una tattica del contropiede che sicuramente darà risultati. D'altra parte il Liverpool a sua volta non insiste tanto a portarsi in avanti proprio perché teme questo contropiede. Adesso ci prova Whelan. Bello l'intervento di Favero, intelligente quello di Tardelli con il passaggio indietro a Bodini che sbroglia tutto. La Juventus sta giocando una partita tatticamente esemplare. Adesso ha sbagliato Favero consentendo questo inserimento di Kennedy, ma recupera Scirea, Bonini, Boniek. Il rilancio è di Neil. Respinge finalmente Favero. Hansen rimette la palla nella tre quarti della Juventus, non interviene Work, contrastato da Cabrini che rimette in gioco Platini, delicato colpo di testa, ancora il passaggio col doppio triangolo per Bonini che lancia Briaschi in fuori gioco. Veramente bella la partita.
Gillespie ferma molto bene Boniek, ecco il lancio per Briaschi, questa volta scatta Briaschi, arriva anche il portiere Grobelar che cerca un appoggio verso Rush, compiendo poi a tutta velocità metà campo per ritornare a guardia della sua porta. Intanto c'è questo lancio di Brio molto in profondità, ancora Grobelar, Gillespie, Neal, ripeto Gillespie con il numero 14 è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Loreson. Bonini, Rossi, Tardelli, perfetta anche la posizione tattica di Tardelli, il passaggio per Cabrini però è stato intercettato da Nicol che riceve poi da Walsh. Nicol è stato fermato da Favero, i due a terra, palla a Bonini, a Scirea. Cabrini, Hansen, anticipo ancora di Favero, inesorabile su Walsh, Platini, Rossi, voleva passare a Favero, invece ha servito Bonini, Cabrini, Bonini, servizio per Boniek è corto, respinge di testa Kennedy, riprende ancora Bonini, Boniek, anticipo ancora su Boniek di Kennedy, aveva sbagliato Hansen ma riesce a rimediare. Gillespie attaccato da Platini mantiene un pallone con difficoltà ma anche con abilità. Hansen, traversone per Work intuito da Cabrini che rinvia lungo. Tiro di Whelan. Ha rinunciato Whelan a portarsi più avanti, trova molta difficoltà di penetrazione nella difesa della Juventus, la squadra del Liverpool, e questo tiro da lontano anche in condizioni di scarsa probabilità di far centro lo può dimostrare, vero Altafini? Infatti tu hai ragione, direi anche un'altra cosa, che nel secondo tempo ho notato che mi sembra che il campo sia un po' più scivoloso, infatti i giocatori fanno fatica. Quando corrono in dritto in avanti va tutto bene, ma quando devono spostarsi un po' lateralmente non riescono più a stare in piedi. Perfetto Favero alla guardia di Walsh, ancora Favero, Platini, manovra anche in spazi stretti la Juventus, Brio ha fermato di misura una incursione di Kennedy. Spingono molto sulle fasce i terzini esterni, vero, nella tradizione del gioco britannico. Infatti nel primo tempo e anche nel secondo. Sì, è andato al tiro proprio Whelan. Ho notato la mancanza di proiezione in attacco da parte di Kennedy, è un giocatore che spinge moltissimo, tutto il primo tempo lui è rimasto in zona. E poi nel secondo tempo adesso molto raramente lui riesce a inserire in attacco, forse non so, temono magari un contropiede della Juventus, oppure non so se il giocatore Rush si sposta moltissimo sulla sinistra, tappa le sue entrate. Sì, infatti vediamo che Brio tocca pochissimi palloni, però sta a guardia di Rush e Rush non si vede. Appunto, Rush è molto in difficoltà, anzi è più in difficoltà lui di Rossi, perché Rossi riesce ancora a manovrare la palla. Poi la differenza che c'è. Ecco ancora Boniek. Boniek, è fuori il tiro di Boniek, peccato, per la verità ho avuto l'impressione che Boniek fosse partito in fuorigioco, comunque l'arbitro non aveva fischiato, Boniek va al tiro e lo manca di un paio di metri.
Ora sono gli inglesi che vengono avanti con Nicol, che ha ricevuto da Neil. Incrocia con Walsh, ancora Neil. Una mischia ed è stato Platini a risolverla con un passaggio indietro al portiere Bodini. Bonini ha rinviato, Rossi prolunga il pallone, Rossi lo colpisce di testa Boniek verso Briaschi, Gillespie, Rossi, ancora un attacco di Boniek risolto da Kennedy. Rossi, Briaschi, Cabrini. Cabrini e Nicol, tocca per ultimo Cabrini e quindi è rimessa dal fondo. Intanto siamo al 21esimo del secondo tempo, con il risultato fermo al gol di Boniek segnato al 40esimo del primo tempo. È Kennedy che viene avanti, ha ricevuto da Hansen. Indietro Whelan. Ancora Whelan. Hansen, deviazione di Rossi. Rossi preferisce appoggiare indietro a Brio che lascia a Scirea. Sull'attacco di Walsh, ecco la palla a Tardelli. Boniek, Platini. Boniek. Il lancio è su Rossi, intercetta Neil. Nicol. E riparte Rush. In lotta con Brio. Lotta fra i due, ha toccato nettamente per ultimo Rush, rimessa in gioco di Cabrini. Boniek, Platini. Il lancio di Platini era ben calibrato, ma Boniek al centro e Rossi a sinistra l'hanno visto troppo tardi per poterlo sfruttare. Volevo dire una cosa, Nando, che Liverpool è molto handicappato in questa partita per colpa del terreno da gioco, perché mentre i giocatori della Juventus hanno un maggior controllo di palo, un maggior controllo tecnico della palla, e riescono a fare dei scambietti anche corto tagliando fuori i giocatori del Liverpool, e loro non riescono a fare queste cose perché sono giocatori meno adatti a questo terreno. Ecco Rush circondato da Cabrini e Brio. Rinvio di Brio. Fallo laterale per il Liverpool. C'è stato un bello scambio, in difesa era un po' in difficoltà Brio, è andato ad aiutarlo Cabrini. Respinta di Scirea. Vedete che i giocatori della difesa juventina hanno quasi sempre la meglio in difesa sui colpi di testa. Adesso assistiamo a questo contropiede di Briaschi. Tira Briaschi, ribatte la difesa, Platini, Tardelli, Bonini, ecco che avanza Cabrini, cross di Cabrini verso Boniek che ha ribattuto Hansen, riprende Tardelli, Bonini, Platini, Cabrini di prima in area, ha respinto Gillespie, ancora Platini, molto bello il suo dribbling, Bonini. Viene fermato proprio fisicamente da Hansen, Nicol, McDonald, Gillespie e Kennedy. Malgrado nel secondo tempo, anche per il risultato che deve rincorrere il Liverpool, giochi prevalentemente in avanti, mi sembra che è la Juventus che ha le occasioni più ghiotte, cioè è andata più vicina al raddoppio alla Juventus di quanto non sia andato finora vicino al Liverpool al pareggio. Whelan, Kennedy con Boniek in veste di difensore,
tenta il tunnel, Kennedy non ci riesce. Solo un fallo laterale per Walsh. Si è liberato di Favero un po' violentemente, sempre calmo e appostato Scirea, mentre su Platini vince un duello Hansen, ma aiutandosi nettamente con la mano. Calcio di punizione in favore della Juventus. 25esimo minuto del secondo tempo. Più che nello scorcio del primo tempo, quando abbiamo visto le azioni più emozionanti della gara, io penso che la partita si stia decidendo in questi momenti, vero? Sì, infatti la Juventus, come abbiamo detto prima, sta risucchiando il Liverpool nella propria metà campo e poi fa questi contropiedi che sono pericolosissimi. Ha mancato per un soffio due volte di segnare la seconda rete, infatti penso che sta diventando sempre più pericoloso questo contropiede della Juventus. Ora c'è un calcio d'angolo propiziato da un contrasto con Tardelli. Intervento difensivo di Platini ai danni di Willan. Riesce Platini a servire Tardelli. Rossi, Platini. Che lancia Cabrini. Controlla Cabrini, Boniek. Tardelli. Stava per andare al tiro Tardelli, Kennedy ha spazzato via in calcio d'angolo. Conto dei corner 4-3 adesso in favore della Juventus. Dalla bandierina Rossi. Nicol fuori area. Rossi aspetta il fallo laterale. Favero. Boniek. Rossi. Boniek. C'era stato un bel lancio a favore di Briaschi, ha liberato Hansen. C'è una spinta di Nicola ai danni di Platini e un calcio di punizione in favore della Juventus. L'ha battuto Boniek per un'altra puntata in avanti di Cabrini, che arriva sul pallone ma non riesce a controllarlo. Altafini, tu alla fine della partita ti recherai giù negli spogliatoi perché ci sarà una trasmissione di commento per la terza rete. Che cosa puoi anticipare, qualche cosa sul tuo commento generale? Ma direi che questa partita è stata molto bella e interessante finora. Ha avuto dei capovolgimenti di fronte molto, molto interessanti perché sia la Juventus sia Liverpool hanno giocato con una certa tranquillità. Abbiamo già detto che la partita è stata corretta finora e questo va in merito ai giocatori perché sono stati veramente molto bravi. La difficoltà in campo del terreno di gioco è stato molto, come ho detto prima, è un handicap per quanto riguarda il Liverpool perché, come ho detto prima, ha meno palleggio dei giocatori della Juventus. Penso che tutto sommato finora il risultato è giusto, manca ancora un quarto d'ora e speriamo che il risultato rimanga così. O aumenti da parte della squadra italiana. Il lancio in avanti di Rossi è stato fermato da Whelan, ecco un attacco di Work che anche lui arriva a malapena sul pallone, evita il palo di fondo concedendo alla Juventus soltanto una rimessa in gioco per palo laterale. Spiove in area un pallone, esce Bodini e lo fa suo. Cabrini. Sul lancio in avanti è Neal che mette fuori, rimessa in gioco ancora di Cabrini.
Boniek incespica sulla palla, la fa sua Work con questo passaggio indietro a Gillespie, ad Hansen, a Kennedy. Rush. Brio lo ferma. Poi bello il colpo di tacco di Tardelli per l'avanzata di Favero che ha lasciato a Platini, Scirea, Cabrini. Il lancio di Brio fermato a metà campo da Whelan. Walsh spostato a sinistra, seguito come un'ombra da Favero. Fa strada Whelan, tiro di Whelan, allontana Bonini, Whelan e Bodini riesce con il corpo a deviare in calcio d'angolo. È l'azione più pericolosa di tutta la partita creata dal Liverpool. Una respinta corta di Bonini ha offerto a Whelan il tiro da distanza ravvicinata che il portiere Bodini ha deviato in calcio d'angolo. Neil dalla bandierina, Platini ferma, poi esce Boniek dall'area, Nicol, e c'è stato un contrasto involontario perché mi è parso che Cabrini corresse per conto suo con Work, è terminato a terra Work, tra l'altro vedete nemmeno ha reclamato. Mentre Rossi si libera di due avversari, ma non del terzo che era Kennedy, che gli ferma il pallone. C'è stato uno scontro fra Cabrini e Work, che era stato ben lanciato in profondità, sono terminati a terra tutti e due. Adesso Rush è retrocesso per conquistare un pallone. Kennedy, anticipo inesorabile di Favero ai danni di Walsh. E sullo scatto di Boniek c'è un intervento irregolare di Kennedy. Calcio di punizione battuto da Boniek verso Rossi. Il passaggio indietro di Rossi. Platini che apre su Cabrini ma il passaggio è corto. Ne ha approfittato Nicol per spostarsi in avanti, ha già scambiato con Rush, adesso pallone in area ancora per Work che non riesce a chiudere per il tiro o per il cross per l'intervento difensivo di Bonini. Work che è il tornante, si può dire, un giocatore che parte da centrocampo e infatti tra pattoni gli ha affidato la guardia di Bonini, si è fatto pericoloso avanzando di un 20 metri la sua posizione. D'altra parte per il Liverpool adesso non c'è altro da fare che gettarsi in avanti e cercare di riacciuffare il risultato. Ecco un attacco di Briaschi, c'è Rossi al centro dell'area, Briaschi, cross di Briaschi. Ed è il raddoppio di Boniek. Boniek al volo, Boniek su cross di Briaschi. Doppietta di Boniek, il 34esimo. Ecco, avete visto sul cross di Briaschi preciso il tocco di piatto interno sinistro di Boniek. Ecco, rivediamo ancora. Ecco il cross di Briaschi e vedete Boniek che mira l'angolino imprendibile, il pallone per Grobelaar, 34esimo del secondo tempo, 2-0 per la Juventus. Potrei dire, vediamo se José è d'accordo, che la Juventus ha guadagnato questo raddoppio proprio nel momento in cui il Liverpool si spingeva di più in attacco, giudiziosamente schierandosi in una tattica di attesa e di rimessa. Sì, infatti come tu hai detto bene, anche nel primo tempo, nel miglior momento del Liverpool, la Juventus ha segnato e di nuovo ha conquistato il secondo gol nella stessa maniera. Tra l'altro noi avevamo anche detto che Boniek che si trasforma in queste partite e si è visto che ha segnato addirittura due gol. Bellissimo il palleggio aereo di Briaschi.
sul quale poi interviene irregolarmente Nicol. Ed è il motivo di questo calcio di punizione assegnato alla Juventus, che a 10 minuti dalla fine conduce per 2-0. Scirea. Favero, che ha disputato veramente un ottimo incontro cancellando il pericoloso Walsh senza cadere nel tranello di seguirlo troppo lontano dalla propria area di rigore. Colpo di testa è di Neal, il lancio di McDonald e ancora Favero, inesorabile, preciso nell'anticipo su Walsh. Tardelli deve passare subito, se no va in fuorigioco Boniek. Ecco il lancio su Boniek, l'ha effettuato Bonini. Ancora Boniek, velocissimo in area di rigore, Boniek. Il recupero di Kennedy ha impedito quest'altro tiro a Boniek. Scivola Briaschi, Platini. Nessuno dei due riesce a tirare. Contrari i due rimpalli per loro. Fiammeggiante la partita in questo finale. Rush chiama in avanti Gillespie. Whelan, Work sulla sinistra, Kennedy, Gillespie lancia un pallone in profondità in una zona proprio dove non poteva essere sfruttato da nessun compagno. Suggerimento di Gillespie direttamente sul fondo. Boniek, autore della doppietta con la quale la Juventus conduce a 8 minuti dalla fine per 2-0. McDonald, Neal, anticipo di Cabrini che riceve poi da Briaschi, attacco di Cabrini. C'è Rossi al centro, recupera anche Platini, cross e Grobelaar va a bloccare con un bel intervento anche sul piano stilistico il cross di Cabrini. Ecco un'azione volante del Liverpool anche su spazi ristretti questa volta. Il lancio è su Work che tira fuori Bodini dalla propria area, però poi in corsa manda sul fondo il cross, molto pericoloso perché la porta era sguarnita. Va a terra Walsh, questa volta è attaccato da Bonini e non da Favero. Batte il calcio di punizione Neal. Colpo di testa di Favero. Approfitta Walsh dell'unico, il primo intervento di Favero. Non conseguente, ecco, lo rivediamo, il tiro di Walsh direttamente sul fondo, però evidentemente c'è stata una deviazione perché vediamo Nicol che batte il calcio d'angolo. Nicol ha davanti Bonini, vediamo se trova la possibilità del cross. Sì, l'ha trovato e Bodini compie un bellissimo intervento sul tiro da distanza ravvicinata di Gillespie. Bodini ha aggiunto questo intervento alla bella partita disputata dagli altri juventini, meritando anche lui la sua parte nel successo della Supercoppa
La Juventus infatti adesso mancano 5 minuti e mezzo, mentre va via Kennedy, poi Whelan, Nicol, ferma Cabrini, ma è Platini che retrocede, era rimasto l'ultimo difensore e allontana dalla propria area di rigore. Gillespie, Briaschi, travolto da un intervento irregolare di McDonald, rimane a terra Briaschi, niente di grave, calcio di punizione battuto, la palla è fermata da Scirea e è servita indietro da Cabrini a Bodini. Rush, Nicol ancora, Kennedy, tiro di Kennedy è fuori, non trova sbocchi efficaci in profondità la squadra inglese, anche se la Juventus adesso bada unicamente a contrastarne il gioco. Accorre Tardelli su respinta di Hansen, Platini con un perfetto colpo di tacco, Tardelli, altro colpo di tacco per Platini, la respinta di Whelan, di Brio, il passaggio indietro che obbliga però Scirea a un rinvio un po' in affanno. C'era stato prima un fallo su Rossi che l'arbitro non ha fischiato per il vantaggio, poi un altro su Briaschi e questo è stato fischiato per questo calcio di punizione che sta per battere Platini. Platini verso Boniek, ancora Boniek, ribattuto il tiro, Rossi. E il tiro di Rossi obbliga Grobelaar ancora a una deviazione sopra la traversa per il quinto calcio d'angolo in favore della Juventus. Finale, ecco, vediamo l'azione. Boniek, ribattuto il tiro di Boniek, la palla è a Rossi, il tiro di Rossi a fil di traversa. Deviazione oltre la barriera di Grobelaar per questo calcio d'angolo che sta per battere Briaschi. E sta per iniziare l'ultimo minuto, con la Juventus in vantaggio per 2-0. Dalla bandierina Briaschi, 5-4 in favore della Juventus, il conto dei corner, ha messo fuori area Gillespie, riprende Cabrini, ancora su Briaschi che aveva battuto il calcio d'angolo e che è rientrato precipitosamente. Cabrini, va bene la Juventus, cerca di mantenere il possesso della palla, iniziato l'ultimo minuto, Tardelli verso Scirea. Tutti i giocatori corrono verso la palla, Scirea la serve al portiere e Cabrini che ha la palla, Rossi la controlla molto bene, poi è Briaschi che perde però con Gillespie un duello di forza. Nicol, anticipo preciso su Rush e poi Whelan che si dimostra l'unico che abbia il coraggio di tentare il tiro da fuori, colpisce anche bene ma la direzione è nettamente sbagliata. Siamo nell'ultimo minuto, ormai pochi secondi alla fine, la Juventus vincendo per 2-0 su Liverpool ha conquistato la Supercoppa, direi che è un successo più che meritato. Sì, direi di sì, perché la Juventus ha giocato con grande intelligenza sia nell'attaccare il primo tempo, in questo momento mi pare che finisce, ah no, ancora no, direi che ha vinto con intelligenza sia nel primo tempo che nel secondo, è finito la partita in questo momento, complimenti alla Juventus. Una partita innanzitutto vinta dalla Juventus prima ancora di entrare sul terreno di gioco per il grande sforzo logistico che ne ha permesso l'effettuazione, poi vinta sul terreno con il gol di Boniek che ha spostato l'equilibrio nel finale del primo tempo in un punto in cui la partita stava offrendo le cose migliori.
Poi un secondo tempo giudiziosamente e tatticamente perfetto da parte della Juventus, che ha contrastato efficacemente la squadra del Liverpool e ha sfruttato gli ampi spazi che si aprivano nella difesa del Liverpool quando questo spostava in avanti il suo baricentro. In questi spazi si sono gettati i giocatori della Juventus che ben prima di cogliere il raddoppio hanno sfiorato il secondo gol, mentre è andata molto più lontano dal tentativo del pareggio la squadra inglese. La partita è stata molto bella, vinta meritatamente dalla squadra italiana, che iscrive così il suo nome nell'albo d'oro di questa Supercoppa che, ripetiamo, dall'anno prossimo con 90 probabilità su 100 diverrà obbligatoria. Verrà disputata infatti tra la vincitrice della squadra che vince la Coppa delle Coppe, cosa che ha fatto la Juventus l'anno scorso, e quella che ha vinto la Coppa dei Campioni. 2-0 è il risultato di Torino, con una doppietta di Boniek che ha segnato nel finale dei due tempi, al 40esimo del primo e al 34esimo del secondo. Ecco, adesso i giocatori si sono già scambiati le maglie e vanno a ricevere la coppa. Vedete Tardelli che è con la maglia del Liverpool. Ecco Tardelli, accanto a lui c'è Bonini, ecco che arriva anche Scirea. Tutti con la maglia del Liverpool, ed ecco Favero, ecco Scirea, che ha indossato già la maglia di Neil, che alza la targa. Adesso lo fa Tardelli, che ha indossato la maglia di Whelan. Meritato il trionfo di questa gara, le due squadre hanno un'ottima.